Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo su Assassin's Creed 2. Siamo tornati, aspetta che metto schermo intero perché mi fa più entrare nell'azione, Bene ragazzi, eravamo rimasti l'altra volta, adesso non ricordo esattamente, è passato un po'. Andiamo a fare qualche bella missioncina. Insomma, abbiamo portato la lettera all'amico del Papi, Oh, l'ho borseggiata, ne sono manco accorto. Ho visto ragazzi. Io tre volte mi scordo i comandi. Ok, così. Ho voluto, diciamo, fare una prova. Questa è una prova, questo video, ovvero vi farò vedere molte parti un po' più interessanti. Perché ho visto magari che facendovi vedere molte parti che non me ne frega niente, magari il video è meno omogeneo. Allora facciamo così, adesso vi porto. È un video prova. Provo a portarvi soprattutto alla missione principale e basta. Ok, e basta. Ovviamente sono sempre io, però soprattutto la missione principale. Forse devo fare il giro. Devo fare il giro dal davanti. Non mi ricordo, ma dove devo passare? Ah, di qua. Oh, Ezio, mi hanno chiamato. Dica, buongiorno. Oh, salve piccoletto, come va? Cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? Vuoi le piume? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Vabbè. Delle piume non mi sembra neanche di complesso. Dai, andiamo a prendere quelle piume. Che vuoi che siano un amico problema per il uditore da Firenze. Oh cazzo, pure il tempo. Via, arrampicarsi. Ah, so pure tre. Scusa, non volevo. Perdono. Ah, ragazzi, sale. Ok, sale. Ok, prima piuma presa. Ok, prendiamo la seconda piuma. Mi sembra alla fine niente di completo. Ok, là c'è la seconda, da quel che vedo. Hopla. Hopla, è presa. Ok, la terza, dai. È stata una cosa. Dire facile, dire troppo. Prese. Ah, ok, ora direi devo riportare. Però non ho capito la cosa del tempo. Che ha paura che le piume scappino. Volano via. Vabbè, prese tutte le piume. Portiamole a Pietrusco. Mi sa che ho preso. Aspetta, ho preso una strada sbagliata. Mi sono perso. Pure la piantina, penso che non avevo la piantina. Io le piantine non le guardo, ragazzi. Io non le guardo le mappettine, le mappe. Permesso, devo passare di qua. Permesso. Dov'è il fratellino? Ah, di qua. Portiamo le piume. No, così però. Fai entrare. Oh, fammi entrare. Come? Aspetta, forse mi sono mezzo bucato. Aspetta. Ah, ok. C'ho il riflesso sempre della luce. Mi fa vedere un po' di schermo, non me lo fa vedere bene. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto. Non erano prima bianche prima, ha cambiato colore. Vedrai. Adesso nere. Vabbè. Vedrò, deve farci qualcosa. Forse se farà una corona, mi farà una corona di penne. Ok, seconda missione riguarda. Oh, la Magge. La Magge. Buongiorno, Magge. Rifuggite le sue parole. Magge. Il vostro denaro. Sì, va bene, il piume mi sembra. Non me ne frega niente. Andiamo avanti, mi da piangere. Parla. Gradisci. No, non voglio. Oh, no, è più. Ok. Buongiorno, Ezio. Se li porta malissimo, te lo faccio dire. Come state? Sto bene, e tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? A cosa vi riferiate? Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che provolone lui. Con è piacere. Un provolone del cavolo. Vieni, non dista molto da qui. Devo seguire mi Magge. Va bene. Seguiamo la Magge. Segui so Maria. Sa tutto della tua zuffa con Vieri. Sa tutto anche della menata che ho fatto zuffa? Con lui, Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Che poi sentite uno in sottofondo. Offratele le mie salsicce. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Praticamente, quindi, suo padre, padre di quello che mi sono menato, è nei guai, diciamo. E mio padre è un testimone che lo potrebbe mettere nei casini. Ho capito. Beh, non è tanto difficile, dai. È una cosa abbastanza facile. Praticamente, mio padre è quello che lo mette nei casini a suo padre. Ecco, forse per spiegato perché ce l'ha con me. Potrebbe essere un buon motivo. Sono arrivati. Permesso, devo entrare in casa. Permesso. Sir. Salute Leonardo. Madonna Maria. Leonardo da Vinci. Ho conosciuto Leonardo da Vinci. Che bello. Buongiorno signor Leonardo da Vinci. Buongiorno. Vado a prendere i dipinti. Torno subito.
È un uomo umile, piccolino, Ha uno dei un più grandi geni del grande mondo, della storia talento. dell'umanità, però. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre, torniamo a casa vostra? Massimo rispetto. Sì. Ezio, Massimo ti spiace rispetto per aiutare questa donna. Leonardo? Like solo per questa donna. Mettete like solo per questa donna, tipo. Ah no, devo prendere la cosa qua. Come si prende qua? Raccogli oggetto. Sì, raccogli. Allora, Allora, Ezio, raccogli. di che ti occupi? Madonna, se pesa. Sta lavorando per suo padre. Vale, dai, porto la roba qua. Voglio uccidere. Vedi, io sono ditta. Non so se volevo ditta romagnoli. Quindi io porto i pacchi. Tosto, portato pacco. Quanto mi prendo? 2200 euro? Dai, guarda che viaggio è stato lungo, eh. Vabbè, arrivato. Oltre, lasciamo il pacco qua. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscere Doveri. Ezio. Spero Dai di qua, rivederti te. presto. Anch'io. Ok, missione fatta. Avanti, avanti. Non mica qui per perdere tempo, eh. Oh, Ezio, padre, entra, quello figliolo. con la becco avvoltoio. Ho bisogno che consegni questi plichi a dei miei consociati in città. Ho bisogno Ora? anche che ritiri un messaggio da una colombaia non lontano da qui. Va bene, sarà fatto. Torna qui non appena finito. Ci sono faccende di cui dobbiamo parlare. E per favore, figliolo, sta lontano dai guai. Ci provo, ma sai come? Non sono io che sto lontano dai guai, sono i guai che mi cercano, quindi non è tanto facile la cosa. Quindi devo andare a portare queste due lettere e andare a prendere una. Ok, porta tre. Ok, portiamo i tre cose. Teletrasporto voglio il Quindi teletrasporto. scusate, c'è Fatemi una ragione per i passare. vostri modi brutti. Fatemi passare. Dovunque ci ha messo il teletrasporto. Perché qua no. Comunque mi guarda male, via. Allora, Sei passare. il figlio di Giovanni? No, idiota. È solo uno che per caso è tale e quale a lui. Che culo! Dammi. Che culo! Le coincidenze a volte lo Sto scanner sono tranquillo, sempre un po' ragazzo, non siamo sorprendenti. contagiosi. Ah no. Almeno non io. È stronzo, è stronzo. Ok, prima l'ho portata. Portiamo pure la seconda. Portiamo pure la seconda. Oh, forzierino. Andiamo a lasciare il forzierino. E andiamo alla prossima missione. Il prossimo incarichetto, sai, eh. Ah, devo salire stavolta. Vabbè, dai. Niente di troppo complicato, sono l'uomo. Praticamente sono Spider-Man. Ah, qua devo andare. Vediamo, qua devo andare. Ah, c'è il pirla sul tetto, ok. Ho una Portiamolo sul consegna pirla da sul Vanni tetto. Auditore. Sì. Ti hanno seguito. No. No, mi ha seguito Perché nessuno. dovrebbero Sa seguirmi? com'è? Dammi Tengo il d'occhio plico. ogni tanto le spalle, non mi Io a sembra. tuo Anche se padre sono dici certi che abbiamo tipacci che mi sparato. guardano male Ti ogni faccio tanto. altrettanto. Chi si muove? Che succede qui? Ehi, tornate qui! Spiegatevi! Sto a capin cazzo, sinceramente. Non mi ricordo cosa succede qua. Vabbè. Sta succedendo qualcosa di pericoloso. Portiamo l'ultimo pacchettino. E vedo che mi tirano pure la mancia. Perché per ora non avevo visto neanche il becco di uscettesimo. Assurdo! Ma che gli prende? Oh mio Dio! Chiedi Porca. No, qualunque cosa ti... salta di là. Ok, ah, la piccionaia. Ok, devo andare a prendere la lettera dalla piccionaia. Ok. Anche questo è facile. Anche questo è. Forse è magro quel piccione. È una sciottiletta quel piccione. Lo faccio arrosto. Per una visuale. No, L2 per alternare la visuale. Ok. Non ho ben capito cosa ci deve. Ah, vedo gente che corre. Ok, mo devo tornare a casa mia. Che c'era gente che correva. La cosa non è tanto rassicurante. Ma dove cazzo devo passare? Ma forse di qua. Ma casa mia. Non capisco se è casa mia. Ah sì, è casa mia. Io pensavo fosse casa di un altro, vabbè. Perfetto. Missione, avanti con la missione. Non c'è Padre? nessuno in casa. Federico? Tu. Oh, Sì, piccia Ezio! piano, oh. Scusate, mi dispiace. Volo con B. Che è Ti successo? licenzio, beh. Dove sono Oh. tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia Hanno madre? arrestato la mia Mia famiglia. sorella? Ezio? Claudia? Cazzo. Ah no, mia sorella no. Lei l'ha risparmiata. Stai bene? Però mio Sì, padre, mio ma fratello e nostra mio fratello madre minore. è sconvolta. Ha
posso un po' impietrita. È un po' impietrita. Puoi portarle da qualche parte? Sì. Ci penso io. È il solito della Firenze, non lascia niente per niente. D'accordo. Ci penso me. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Ah, quindi sono anch'io nella merda. Bene, la cosa mi fa molto piacere. Pensavo di essere a posto, però. Ok, mo devo andare al palazzo della signoria. Solo che sono anche ricercato. Ok, quando quel simbolino in alto a sinistra diventa rosso, vuol dire che sono stra ricercato. Vabbè, la cosa delle icone l'avevo ben capita. Devo andare al palazzo della signoria. Provo a passare di qua. Oh Cristo, c'è gente lì. Oh. Non puoi stare qui, vattene. Ok, zona rossa. Lo sto perdendo. Presto. Merda. Merda, 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 Claio, merda, 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 via. No, 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 permesso, permesso, scusate, permesso, devo passare, permesso, permesso, ho detto permesso. No, 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 no. E vabbè, quanto corre. E levati da coglioni, e levati da coglioni, mi sono fatto beccare subito, e furbonezzo sono io. No. Opla. Ah, se iniziano a lanciarmi frecce può essere un problema. Sì, vabbè, sei ciecato. No, può essere un problemino questo. No, no, mollatemi. Mollatemi. No, non ho fatto niente. Passavo di lì per caso. Via. Non dovrebbe vedermi nessuno. Sì, sì, esco fuori però. Sono anche furbo io. Ok, un attimo qua a vedere se... ho dovuto scappare via un attimo qua. Vedete se smettono di cercarmi. Ancora qualcheduno non si arrende. Ok, perfetto. Dai, fammi salire. Piano, piano, piano. Raggiungo l'obiettivo. Dov'è il pirla? Ah, eccolo là. Tirato dall'altra parte, non dovrebbe vedermi. Ok, se salgo di qua in teoria non mi dovrebbe vedere. Proviamo a passare di qua. Ok, non dovrebbe avermi visto. Ok. Ok, 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 ok. Figlia, cacciami lì. No, non c'è nessuno. Non hai visto nessuno. Non hai visto nessuno. No, no, non hai visto nessuno. Fai il bravino e stai lì. Dai, il bravino, vedi che sei tutto rosso. Stai fermo. No. Bravo, voltati dall'altra parte. Volta, bravo, mi piace. Ok, mo devo andare. Praticamente è come buttarmici di sotto. Perché devo andare, credo, nella parete. Oh, non mi ricordo. O devo salire? Ah no, sono nella torre. Ok, quindi devo salire. Cosa ho fatto? La doccia da poco, non il capello. Sì, vabbè, che deficiente. Però, volta in cicchiare, perché mi sono rotto le bolle. Mi sono rotto le bolle. Sempre di dover stare attento. Ne molti meno, come dico io. Madonna, madonna, vieni qui. Madonna, vieni qui. Strunz. Strunz, strunz. Ok, saliamo ancora. Sali, 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 sali. Ok. Padre, mi va lì dentro? Fa caldino? Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Tutto a posto, tutto tranquillo. Sì, ma... ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Vabbè, sapevi quindi dovevano restare, lo sapevi. Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Vabbè. Quindi ho fatto 30 km, 30 volte la missione per arrivare fin qua per tornare indietro. Va bene. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Umberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla Colombaia. Diceva... Va, Ezio. Presto. Ok, quindi mo devo andarmene da qua. Cazzo, non è stato mi page. Solo che adesso volevo risalire perché c'era il punto di controllo. E prenderlo non mi faceva schifo. Ecco. Sto cazzo che risalgo tutta la cosa per andare lassù. Ma sto cazzo.
Ah, a parte c'è una cassa lì, ma non ho voglia di aprirla, quindi interagiamo con la porta. Andiamo a vedere cosa c'è in questa cavola di tanto nascosta. Recupera i documenti di Giovanni e consegnale a Umberto. C'è una cosa, visto che comunque è già da un po' che sto qua a giocare a registrare, abbiamo fatto annulla missione, quindi vabbè, adesso me li porterà indietro. Quindi ragazzi, ditemi se un video così, con questi tagliettini, con queste proprio cose essenziali, diciamo, vi può piacere di più. Ditemi se vi può piacere, mettete like se vi è piaciuto questo video, non mettetelo se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo e mettetelo dovunque, anche accesso mi raccomando, mettetelo un po' dove cavolo vi pare. E niente, per il momento possiamo dire che è finita.